È normale che una cartuccia durante l'operazione di ricarica possa perdere un poco di inchiostro, però se non smette bisogna fermare la perdita. Quando una cartuccia perde inchiostro non è mai un problema di inchiostro di bassa qualità. Metti la cartuccia in un luogo dove non ci siano problemi per eventuali schizzi di inchiostro. Comincia schiacciando i lati della cartuccia in modo da regolare la pressione interna alla cartuccia stessa. L'aria entrerà dentro la cartuccia e l'inchiostro in eccesso uscirà fuori. Pulisci la testina della cartuccia con acqua e un panno soffice. La cartuccia potrebbe essere troppo piena. Usando una siringa estrai 1 o 2 ml di inchiostro dalla cartuccia. Per riempire una cartuccia spesso bastano 5 ml di inchiostro per il colore e 10 ml per il nero. Una cartuccia che perde inchiostro stamperà delle pagine bianche. La cartuccia potrebbe perdere inchiostro perché è stata ricaricata troppo velocemente. In questi casi la spugna interna alla cartuccia non è stata in grado di assorbire in modo regolare l'inchiostro. Bisogna allora fare in modo che l'inchiostro si spanda nella spugna in modo uniforme, posizionando la cartuccia sui suoi lati. Cambia la posizione ogni 5 minuti per circa un'ora. Quando la cartuccia smette di perdere inchiostro, puliscila e reinstallala nella stampante. Metti la cartuccia sopra una superficie piatta e non porosa, dove non sia un problema se sporca, e lasciala lì per qualche ora. Ancora meglio, mettila in modo che gli ugelli stiano lontani da qualsiasi superficie. Se metti la cartuccia su una superficie porosa, come ad esempio un tovagliolo di carta, c'è il rischio che per via dell'azione capillare tutto l'inchiostro si riversi fuori dalla cartuccia. E nelle cartucce colore c'è il rischio di contaminazione fra i vari colori. Lascia la cartuccia in questa posizione fino a che l'inchiostro non smette di fuoriuscire. Ogni circa 10 minuti asciuga la testina. Se niente di tutto questo funziona, probabilmente la spugna all'interno della cartuccia è infeltrita e non riesce ad assorbire e trattenere l'inchiostro. L'unica cosa da fare è cambiare la spugna, prendendola da un'altra cartuccia non funzionante. Oppure, ancora meglio, butta via questa cartuccia e riempine un'altra. Se la stampa è rigata o imperfetta, potrebbero esserci degli ugelli intasati. Qua troverai istruzioni per pulire la testina.